Care democratiche, cari democratici, pur essendo da qualche mese il presidente del PD del Lazio, non vorrei parlare solo dei fatti di cronaca che hanno riguardato e riguardano la nostra regione, ma qualcosa la dirò. Vorrei prima di tutto ringraziare Nicola Zingaretti, che di fronte a una vera e propria emergenza democratica si è messo a disposizione del partito, del centrosinistra e dell'intera regione, accettando di candidarsi. Una scelta di responsabilità di chi antepone lo spirito di servizio alle proprie ambizioni. E Nicola è il candidato migliore perché unisce rinnovamento e affidabilità, esperienza e innovazione, capacità di ascolto e di confronto con i cittadini. Avrà un compito duro: rimettere in piede una regione oggi in ginocchio, per colpo di una destra becera e incapace, concentrata in festini e ruberie, mentre i servizi, la sanità, i trasporti e il sistema industriale sono oramai al collasso. Questa è stata la Regione Lazio governata da Polverini e il PD, con la sua azione decisa, è stato determinante nell'ottenere le sue dimissioni. Ma non possiamo fermarci qui e non possiamo pensare che andare a nuove elezioni, anche con il migliore dei candidati, sia sufficiente a dare un colpo di spugna a quanto è accaduto. Non possiamo andare avanti come se nulla fosse successo. Dobbiamo tornare a camminare a testa alta fra i cittadini, forti delle nostre proposte e delle nostre idee, del nostro lavoro quotidiano e delle nostre scelte. Questa è la condizione primaria per un partito che si candida a governare il Lazio come l'Italia. E noi dobbiamo cominciare questo cammino oggi, in questa assemblea, e dobbiamo dimostrare di saper superare alcuni errori fatti, impegnandoci a trasformare le richieste della società in punti programmatici, sapendo aprire il nostro partito alla società civile, senza paure e senza atteggiamenti demagogici. Il nostro segretario regionale Gasbarra l'ha chiamata la piazza democratica. Dobbiamo riaffermare quel rigore morale che ci appartiene e che deve guidare quotidianamente la nostra azione politica, senza più alcuna timidezza, senza alcuna incertezza. Quel rigore che sì, fatemelo dire, ci rende diversi dalla destra. Il presidente Napolitano ci ha ricordato che c'è un acuto bisogno oggi, come in pochi altri momenti nella storia recente, di una ripresa di slancio ideale e di un senso morale. E la politica, attraverso le sue scelte, deve contribuire a suscitare tra gli italiani una mobilitazione morale e civile. Dobbiamo allora essere noi per primi a dare dei segnali in questo senso, con un grande rinnovamento, con un cambio radicale, senza paura di aprire il nostro partito, le nostre liste, alle migliori competenze che la società esprime. Non possiamo però limitare questo ragionamento e le scelte di rinnovamento soltanto alle persone, ma dobbiamo invece analizzare e contrastare con forza il modello culturale che ci ha portati qui. Se non facciamo questo con coraggio, le nostre scelte apparirebbero incomprensibili, anzi inutili. Il rinnovamento va fatto ed è necessario, seguendo criteri di trasparenza e merito, ma a fianco a questo la politica deve prendersi le proprie responsabilità. Vanno benissimo i bilanci online e la certificazione esterna come fonte di garanzia, lo facciamo, siamo gli unici a farlo e dobbiamo continuare a farlo. Ma la responsabilità politica ci deve spingere a fare delle scelte, perché non è sufficiente fermarci a ciò che è o non è legale. Dobbiamo andare oltre, assumerci le responsabilità di ciò che facciamo e delle nostre azioni, perché corriamo il rischio di perpetrare un distacco dalla società che ci rende sordi e che alimenta ancora di più l'antipolitica. Rimettiamo in discussione i comportamenti che ci hanno portato qui. Diamo risposte coraggiose nelle scelte e nelle idee. Dobbiamo essere una casa di vetro con porte e finestre aperte, abitate da persone che sappiano leggere le grandi e profonde trasformazioni sociali che viviamo, anticipino gli eventi, e dobbiamo poter contare su una classe dirigente preparata e all'altezza delle sfide che ci aspettiamo. Dobbiamo rimettere al centro anche i sogni e dobbiamo dire qual è la nostra lettura del futuro, dove vogliamo andare e come vogliamo andarci. E questo vale sia per il Lazio che per l'Italia. Le primarie di cui discutiamo oggi ci hanno fatto confrontare su quali siano le migliori regole, ma devono permetterci prima di tutto di rimettere al centro il programma di governo. Oltre ai profili dei candidati, è importante con quali idee, con quale credibilità nazionale e internazionale ci presentiamo, perché
Quella di oggi non è una discussione tra amici, ma stiamo avviando il più concreto dei percorsi per definire il nostro progetto per l'Italia nel periodo storico di maggiore crisi al dopoguerra. Oggi, allora, chiudiamo le regole del PD e rimettiamo i contenuti al centro. Il centrosinistra, con il dibattito alla vivacità che ci ha sempre contraddistinto, produce infiniti contenuti nei partiti e nei think tank, e questo posso dirlo con una certa cognizione di causa, nelle associazioni e nei confronti con i cittadini. Senza paura e senza timori, ma con la consapevolezza delle responsabilità a cui saremo chiamati, anche qui senza paura di ripensare i luoghi della politica, i luoghi in cui si dovranno formare le nuove classi dirigenti, ora si tratta di scegliere. E io scelgo un paese che decida di investire sulle donne, perché è la migliore via per tornare a crescere e perché istituzioni senza rappresentanza femminile sono istituzioni più povere. E allora portiamo avanti gli incentivi all'occupazione femminile e la legge al Senato sulla doppia preferenza. Vi faccio un esempio: nel Lazio la scorsa volta non abbiamo eletto neanche una donna consigliere, e si tratta di una regione che ha subito attacchi ai consultori e dove i medici obiettori superano l'80%. E allora cosa potrebbe accadere se a queste elezioni andassimo con la doppia preferenza? O ancora, io scelgo un paese che rimetta al centro il merito e il rinnovamento, superando ogni rendita di posizione. Investendo sui migliori si fa avanzare il paese. Non dobbiamo aver paura di cambiare e di sperimentare. Scelgo una politica che permetta alle coppie omosessuali di poter vivere insieme vedendo riconosciuti tutti i propri diritti, senza discriminazioni. Scelgo un paese che comprenda che la ricerca più avanzata, come quella sulle cellule staminali embrionali, non è una materia non negoziabile, ma un investimento sulla vita e sulla salute delle persone. Un paese che investa sulla ricerca e innovazione, perché solo così saremo competitivi e avremo un futuro. E i giovani potranno rimanere qui, perché vogliamo essere orgogliosi di essere cittadini italiani ed europei. Tra tutte le persone che sono qui oggi, è ovvio che mi senta più legata ad alcune, con alcune ho condiviso un percorso dei sogni e delle aspirazioni, ma adesso ciò che conta è valutare le parole, i progetti e le idee dei candidati, ma non per noi, per l'Italia, con l'idea che comunque qui oggi siamo tutti una squadra, lavoriamo tutti per lo stesso obiettivo. Oggi iniziamo un percorso che ci farà scegliere la persona migliore per guidare il nostro Paese, che deve uscire da questa crisi economica e sociale e conquistare sempre più un ruolo nel panorama internazionale. La persona che sceglieremo dovrà guidare l'Italia tenendo insieme equità e rigore, visione e credibilità, restituendo alla politica quell'autorevolezza che ha perso, perché quando si chiedono sacrifici alla gente che lavora ci vuole un grande consenso, una grande credibilità politica e la capacità di colpire esosi e intollerabili privilegi. Se questi elementi non ci sono, tutti, l'operazione non può riuscire. Lo ha detto anni fa Berlinguer, diciamolo oggi anche noi. Grazie.